Quando vedo un'opera d'arte, e ne ho viste molte abitando a Venezia con la Biennale, mi piace sempre capire un po' qual è il prima e qual è il dopo. Perché avendoci lavorato, ad esempio, ai giardini, ho visto un sacco di immondizia dopo la Biennale, tutte cose che venivano buttate via che potevano essere riutilizzate. In questo caso un'opera d'arte che ha dei materiali degradabili e anche piante vive, e poi queste piante vengono reimmesse nel loro ecosistema, mi è sembrata una cosa molto importante. Altre opere che ho visto anche in questo periodo hanno usato piante solo e unicamente dal punto di vista estetico, non curandosi minimamente se quelle piante poi ritornavano nell'ambiente, considerandole meramente degli oggetti. Con Jinan a Venezia e la sua laguna si possono fare delle cose interessanti, perché mi piace considerare questo luogo come un ecosistema, e in questo ecosistema la comunità è fondamentale. Non esiste Venezia se non esiste la sua gente e la sua cultura. Venezia e natura significa aprire tante porte, entrare in luoghi nascosti e mettere in relazione questi luoghi con le persone che ci vivono, che io considero dei custodi, e con le persone che vengono da fuori, che considero lo stesso dei veneziani magari anche solo per un giorno, ma dei veneziani del mondo che ci tengono a far sì che questa città rimanga in vita e rimanga vitale. Credo che se dovessi pensare a un po' quello che ho apprezzato, quello che potrebbe essere uno sviluppo di quest'opera, quello che è il senso di quest'opera, è un po' quello che mi riporta all'infanzia, quando io mi costruivo le capanne. Io abitavo in campagna e con gli amici ci costruivamo delle capanne con quello che c'era, quello che trovavamo. Ai nostri tempi, ancora quando i contadini raccoglievano il mais, non usavano le mieti trebbie, facevano dei grandi covoni e noi li scavavamo all'interno e creavamo dei buchi, e quelli erano i nostri tipi. Vorrei che ci fosse la possibilità per i bambini di riuscire a giocare nell'ambiente e considerare l'ambiente non come dei parchi giochi dove tu vai solo sugli scivoli e sulle giostrine, ma l'ambiente un luogo che tu hai la possibilità di modificare, e un luogo dove tu puoi entrare veramente in relazione perché sei l'ambiente e non sei spettatore dell'ambiente.